Salve a tutti, oggi vi faccio vedere come fare questo centrino natalizio. Non è difficile da fare, adesso vedrete anche quelli che non hanno mai fatto uncinetto, sono sicura che riusciranno a farlo. Allora, cominciamo questa d'olio con 12 catenelle, dovete fare 12 catenelle. Andate nella prima qui. E la chiudete con una maglia bassissima. Adesso cominciamo con 3 catenelle. Queste 3 catenelle servono come una maglia bassa o una maglia alta. Le prime 3 catenelle sono una maglia alta. E qui in mezzo dobbiamo fare altre 23 maglie alte. Allora, 23 maglie alte qui nel circolo. E le prime 3 catenelle, quelle sono come una maglia alta. Allora, in tutto con le 3 catenelle dovete avere 24. Allora, per quelli che non sanno come fare una maglia alta, la maglia alta si fa così. Fate girare la lana così sull'uncinetto, andate qui dentro, prendete così un punto, poi fate girare la lana, fate uscire due, fate girare le altre due. Di nuovo la lana così, andate così, prendete il punto, prima fate uscire due e poi altre due. Allora, come vi ho detto, dovete avere 23 maglie alte e con le 3 catenelle, queste qui sono 24. Continuate così. Allora, le 24 sono pronte, come vedete. Andiamo qui nella prima catenella, la chiudiamo con una maglia bassissima, così. Adesso 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Le prime 3 catenelle servono come una maglia bassa e l'altra è una catenella. Andiamo nella prossima maglia alta e facciamo una maglia alta, una catenella. Andiamo sopra la prossima maglia alta. Facciamo un'altra maglia alta con una catenella per separare. Andiamo nella prossima, una maglia alta e una catenella. Nella prossima, una maglia alta e una catenella. Allora, in questa riga dovete fare una maglia alta sopra ogni maglia alta che avete. Dovete avere 24 come avete qui. Ma questa volta devono avere una catenella che li separa. Una catenella che li separa. Continuate così. Allora, questa riga è pronta. Andiamo qui, finiamo con una maglia bassissima. Adesso dobbiamo fare 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Le prime 3 servono come una maglia alta e le 2 per separare. Andiamo nella prossima maglia alta e facciamo un'altra maglia alta. Altre 2 catenelle, andiamo nella prossima, facciamo un'altra maglia alta. Dobbiamo fare come abbiamo fatto l'altra riga, ma questa volta con 2 catenelle che separano. Allora fate come avete fatto l'altra riga, ma fate 2 catenelle per separare invece di una. Questa volta dovete fare 2 catenelle. E continuate tutta la riga così. Allora, questa riga è pronta. Adesso dobbiamo cominciare da qui. Andate lì con una maglia bassissima. 3 catenelle, 1, 2, 3 che servono come una maglia alta e nello stesso posto fate altre 2 maglie alte. Una e due. In tutto avete 3 con le catenelle. Una catenella. Andate nel prossimo spazio, fate una maglia alta, una soltanto. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Andate nel prossimo spazio, fate una maglia alta. Una catenella e nel prossimo spazio fate 3 maglie alte. Una, 2 e 3. Una catenella. Andiamo nel prossimo spazio qui, allora fate una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3.
Andate nel prossimo una maglia alta, una catenella e nel prossimo fate 3. Una, due e 3. Vi spiego un'altra volta. Allora, abbiamo fatto 3 maglie alte, poi una catenella, nel prossimo spazio abbiamo fatto una soltanto, poi 3 catenelle e un'altra maglia alta da sola. Allora, dove ci sono questa maglia alta da solo, quell'altra maglia alta da sola, dovete avere 3 catenelle, poi una catenella e 3 maglie alte. Un'altra catenella, una maglia alta. Dove ci sono questi 3? Una catenella prima e una catenella dopo. Poi la maglia alta, 3 catenelle, un'altra maglia alta, perché in mezzo a questi 2 da soli dovete avere 3 catenelle. Una catenella e 3 maglie alte. Un'altra catenella, una maglia alta qui, 3 catenelle e un'altra maglia nel prossimo. Una catenella e poi 3 maglie alte. E dovete continuare tutta la riga così come vi ho mostrato. Ora queste righe pronte, come vedete, andiamo qui nella prima catenella, chiudiamo con una maglia bassissima. Cominciamo con 3 catenelle. Adesso dobbiamo fare una maglia alta sopra ogni maglia alta che abbiamo intorno. Qui abbiamo 3, allora facciamo 3 maglie alte sopra di loro. Sempre facendo 3 catenelle, 1, 2, 3. Separarli sempre con 3 catenelle. Un'altra maglia alta sopra l'altra, 3 catenelle, 1, 2, 3. Andiamo nella prossima, una maglia alta e altre 3, 1, 2, 3. Andiamo sopra questi adesso. 3 maglie alte sopra questi, 1, 2, 3, altre 3 catenelle, 1, 2 e 3, e facciamo una maglia alta sopra questa, altre 3, 1, 2 e 3, una maglia alta sopra questa, e altre 3, 1, 2 e 3 e 3 sopra questi 3 e continuate tutta la riga così come vi ho mostrato. Una maglia alta sopra ogni maglia alta che avete con 3 catenelle che li separa. Allora, anche questa riga è pronta, cominciamo la prossima con 3 catenelle e una maglia alta sopra le prossime 2 maglie alte, 1 e 2. Adesso siamo arrivati in questo spazio. Allora facciamo altre 2 maglie alte senza catenelle, 1 e 2. 3 catenelle, 1, 2, 3. Una maglia alta nel prossimo spazio. Altre 3 catenelle. E un'altra maglia alta nel prossimo spazio. Altre 3, 1, 2 e 3. E un'altra maglia alta nel prossimo spazio. Altre 3 catenelle. Siamo arrivati nel prossimo spazio. Allora, qui facciamo 2 maglie alte. Quando arriviamo nello spazio vicino a questi 3, fate 2 maglie alte. Poi continuate sopra i prossimi 3 a fare 3 maglie alte. Sopra i prossimi 3, 1, 2 e 3 e altre 2 maglie alte nel prossimo spazio, 1 e 2. Allora, come vi ho detto, dovete fare, quando arrivate nello spazio vicino a questi 3, 2 maglie alte, 3 maglie alte sopra questi e altre 2 maglie alte nel prossimo spazio. 3 catenelle, 1, 2 e 3 e una maglia alta nel prossimo spazio, altre 3 e una nel prossimo, altre 3
un'altra maglia alta nel prossimo, altre tre. Siamo arrivati nello spazio vicino a questi tre. Allora fate 2 maglie alte, una e due, e 3 maglie alte sopra questi. Una, due, tre, e altre 2 maglie alte nello spazio. Uno e due. E continuate tutta la riga così. Come vi ho detto, quando arrivate qui, due prima, due prima e due dopo questi tre. E poi 3 catenelle e una maglia alta nello spazio che avete. Continuate tutta la riga così. Siamo arrivati qui alla fine e dobbiamo qui fare 2 maglie alte. Finiamo con 2 maglie alte qui. Una e due, la finiamo con una maglia bassa. E questa riga è pronta, come vedete. Cominciamo la prossima riga. Questa riga è come l'altra che abbiamo fatto, 3 catenelle, una maglia alta sopra ogni maglia alta che abbiamo, esattamente come l'altra riga che abbiamo fatto. Dobbiamo fare una maglia alta sopra questi, poi 2 maglie alte prima, 2 maglie dopo, qui nello spazio, altre 2 maglie alte, una e due. Nel primo spazio che troverete 3 catenelle, una maglia alta nel prossimo spazio, altre 3 catenelle, un'altra maglia alta nel prossimo spazio, qui, altre 3 catenelle, e un'altra maglia. Siamo arrivati qui, nello spazio vicino a questi. Allora facciamo 2 maglie alte, una e due. Poi una maglia alta sopra le altre maglie alte, sopra ognuna che abbiamo. E poi finiamo con 2 maglie alte nel prossimo spazio. Su questi. Siamo arrivati adesso nello spazio, nel primo spazio facciamo 2 maglie alte, una e due, proprio come la riga di prima, 2 qui e 2 qui, e poi una maglia alta sopra le altre, 3 catenelle e una maglia alta, una, due e tre, nello spazio che abbiamo. Altre 3, 1, 2 e 3. Siamo arrivati nel prossimo spazio vicino a queste. Allora facciamo 2 maglie alte, una maglia alta sopra queste, altre 2 maglie alte qui. E continuate tutta la riga così. La riga è pronta, siamo arrivati qui, nell'ultimo spazio qui, vicino a questi. Allora facciamo 2 maglie alte, una e due nello spazio, e altre 2 maglie alte sopra questi due. Una e due. Andiamo qui e chiudiamo con una maglia bassissima. Questa è questa riga, anche questa riga è pronta. Questa riga è pronta. Adesso nei prossimi righe non stiamo per fare una riga intorno, ma un altro pezzo, un altro pezzo. Vi mostro come. Allora, cominciate, siamo qui, cominciate a contare da qui, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Allora dobbiamo cominciare da questa qui. Andiamo lì con una maglia bassissima finché arriviamo alla quinta. Contiamo di nuovo, 1, 2, 3, 4, 5. 3 catenelle. Questi servono come una maglia alta e una maglia alta sopra i prossimi punti. 2, 3, 4,
5. Adesso siamo arrivati in questo spazio, facciamo altre due. Una e due. Allora, in tutto dobbiamo avere 7 maglie alte, 3 catenelle e una maglia alta qui in mezzo. Altre 3 catenelle. E andiamo nel prossimo spazio qui. 2 maglie alte, una e due, e lavoriamo sui prossimi 5. Una, due, tre, quattro. E 5, dobbiamo avere 7 in questa parte, altre 7 qui. Allora 7 qui, questi 5 e 2, 3 catenelle maglia alta qui, 3 catenelle 2 e 5. E questa è la prima riga. Allora cominciamo, dobbiamo lavorare su questi adesso. Continuiamo a lavorare su questi. 2 catenelle, girate il lavoro. Andate a fare una maglia alta sul prossimo, ma l'ultimo punto lo lasciate lì. Andate nella prossima, una maglia alta e poi fatele uscire tutti e tre insieme. 4 maglie alte sui prossimi 4. Una, due, tre e quattro. E altre, abbiamo lo spazio qui, facciamo 2 maglie alte nello spazio, una e due, 3 catenelle, siamo arrivati qui, altre 2 qui nello spazio, una e due, e 4 maglie alte sopra i prossimi 4, una, due, tre e quattro. Adesso abbiamo gli ultimi 3. Andate nella prima, una maglia alta, l'ultimo punto lo lasciate lì. Andate nella seconda, l'ultimo punto lo lasciate lì. Andate nella terza e poi fateli uscire insieme. E questa è la seconda riga. Cominciamo la prossima riga, 2 catenelle, come sempre, girate il lavoro, questa è la prima, la seconda la lasciate sull'uncinetto, la terza, poi fateli uscire insieme. E continuiamo con una maglia alta sopra le altre, una, due, tre. 4, 5, 6, 7 e 8 e le ultime 3 fateli insieme. Questa è la prima, questa è la seconda e la terza e fateli uscire insieme. Anche questa è pronta. Cominciamo la prossima, 2 catenelle. Questa è la prima. La seconda, lasciate sull'uncinetto. La terza e poi fatele uscire insieme. 4 maglie alte. Una, due, tre. 4 e le ultime 3 insieme, 1, 2 e 3 e poi fateli uscire insieme e anche questa riga è pronta. Allora cominciamo la prossima riga, 2 catenelle, giriamo, questa volta non 3 insieme, dobbiamo fare 2,
andate nella seconda e fatelo uscire insieme. Due maglie alte, una e due, e le ultime due insieme, una e due, e fatelo uscire insieme. E l'ultima adesso, due catenelle, girate il lavoro e fate una sopra ogni volta. Questa è la prima, lasciate l'ultimo qui. Questa è la terza, lasciate l'ultimo punto lì. La quarta, e poi fatelo uscire insieme. E questa è la prima, come viene così. Allora, come vedete, abbiamo tagliato la lana. Adesso facciamo un'altra come questa. Cominciamo da qui, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Una, questa di mezzo deve essere senza niente sopra di lei, sopra quella in mezzo. Facciamo la lana nella quinta, 3 catenelle e continuiamo sopra questi, i prossimi 4, perché in tutto dobbiamo avere 5. 2, 3, 4 e 5, 2 qui, 1 e 2, 3 catenelle, 1, 2 e 3. Una maglia alta qui in mezzo, altre 3, 1, 2 e 3, 2 maglie alte qui, 1 e 2, e continuate sui prossimi 5, 1, 2, 3, 4 e 5, e poi continuate come abbiamo fatto qui. Continuate le righe come abbiamo fatto qui, sempre ripetere anche sopra, su questi, continuate su questi altri esattamente come abbiamo fatto qui. Questo è il risultato finale, come viene. Come vi ho detto, abbiamo fatto una qui soltanto e ho ripetuto quello che ho fatto qui intorno e ho ottenuto questo risultato. È molto bella, come vedete, e come avete visto non è difficile da fare. Spero che avete capito quello che facevo e che lo proverete. Ciao per adesso!